Ok, in questo video parleremo di puntatori, cosa sono e come funzionano. Prima di questo facciamo un piccolo ripasso. Nella memoria del nostro programma ci sono scritte varie informazioni. Le variabili sono salvate all'interno di questa memoria e quindi, per esempio, possiamo dire che questa cella di memoria contiene per esempio 2 ed è una variabile e ha per esempio un indirizzo, non so, 6. 6, 2, 3, 4, 2, che okay, ha un qualche numero che indica l'indirizzo in cui viene salvato in memoria e ha poi un valore suo. Ora, questi qua sono dei variabili normali. I puntatori hanno una differenza rispetto a queste variabili, ovvero sia, come loro hanno anche un qualche indirizzo di memoria e il contenuto non è un qualche numero come può essere 2, 3, ma contengono degli indirizzi di memoria. Quindi per esempio qua potrebbe essere ad esempio 22, cioè 662342. Quindi in qualche modo contengono questo indirizzo di memoria. E il vantaggio dei puntatori è che se per esempio io poi vado a modificare questo numero qua, quindi ci metto 3, anche non devo modificare questo puntatore perché lui di default cioè, o meglio, non è che viene aggiornato di default, è che lui ogni volta si va a leggere il valore, sapendo l'indirizzo a cui è salvato. Quindi, cambiandone uno, il puntatore cambia automaticamente. Ok, per definirlo, allora, le variabili erano tipo int a. In questo caso, per dire che un puntatore si dice int asterisco a. Poi, per esempio, un'altra variabile, int b, uguale a 2. Quindi, questo qua diciamo che è B e questo qua è A. Quindi, se per esempio voglio sapere, allora, se per esempio io stampo A, prima dicendo A è uguale a... Ok, allora, innanzitutto qua dobbiamo mettere l'indirizzo di memoria di una variabile. Il modo in cui si ricava l'indirizzo di memoria è semplicemente mettendo AND B. End è un operatore che prende una variabile e dà l'indirizzo di memoria. Quindi dentro A ho messo l'indirizzo in cui è salvato, B, e quindi qua adesso vedo un attimo cosa mi stampa. Quindi allora mi stampa un numero, okay? Questo qua è l'indirizzo di memoria di B. Okay? Quindi all'interno di A viene salvato questo indirizzo di memoria. Però a questo punto potrei volere che mi dica invece il numero. Il valore che è salvato dentro B. Per fare questo, il comando è mettere un asterisco davanti. Okay? Sono land e asterisco sono opposti. Land fa un passo indietro, ovvero sia, mi dà gli indirizzi di memoria. Invece l'asterisco, sapendo l'indirizzo, mi dà il valore. Quindi, per esempio, qua potrei scrivere D, il cui valore è percentuale D. E dico ok così. Quindi uso asterisco A. Quindi la variabile B che è salvata a questo indirizzo di memoria, perché stampando A stampo l'indirizzo di memoria a cui punta, il valore è 2. Ora, volendo, potrei fare un passo ancora oltre dicendo voglio creare un puntatore che punti a puntatori. Quindi per esempio qua creo una terza variabile C, il cui valore sarà l'indirizzo di A, ok? Quindi se qua int metto un asterisco, se voglio fare un puntatore che punta a un puntatore, metto int asterisco, che sarebbe il puntatore, asterisco c, ok? Quindi a questo punto dico che c punta ad A, quindi c, il valore di c è l'indirizzo di memoria di A. A questo punto, se faccio questa cosa qua, cosa succede? Allora, C, quindi quello che contiene C, ovvero sia l'indirizzo di memoria di A, è questo qua, il cui valore è questo. Però quello che noi potremmo vedere in realtà è questo valore. Come fare? Semplicemente si mette un altro asterisco. Quindi eseguiamo. Ok, quindi un 2. Quello che abbiamo fatto è stato prendere C che contiene il valore di memoria di A. Mettere un asterisco, ovvero sia dire a cosa punta A? A punta a questo indirizzo di memoria. A
A questo punto noi abbiamo fatto un altro asterisco, ovvero sia, ci chiediamo, ok, questo indirizzo di memoria cosa contiene? Contiene B, B e 2. Quindi, infatti, il risultato è 2. O meglio, una cosa che abbiamo già visto in passato e che non sapevamo fosse un puntatore, ma in realtà lo era, sono i vettori. Quindi, per esempio, se creo un vettore chiamato A, ok? A è un puntatore, quindi se io in realtà stampo A così senza mettere, non so, quadri zero, tipo così. Allora, se io stampo A, che abbiamo detto che è un puntatore, mi dà un indirizzo di memoria. Ora, se io abbiamo visto la volta scorsa, o meglio, qualche volta fa, facendo così invece dico, ok, dimmi il valore 0 di A. 4234, ok, che è il valore 0. Però usando quello che abbiamo visto oggi, sappiamo che ha un puntatore, quindi se facciamo così, dovrebbe darci lo stesso risultato. 4234. Questo perché praticamente i vettori funzionano così in memoria. Praticamente i vettori sono una porzione di memoria continua in cui vengono salvati più valori. In questo caso il vettore è lungo solo 2, quindi scrive così e contiene solo 2 celle di memoria. Per esempio 2, 3, ok? Quindi A è un puntatore che punta a questa cella di memoria. A questo punto se io facessi questa cosa qua, usare l'asterisco su A più 1, quello che succede è che dico, ok, questo qua è l'indirizzo di memoria inizialmente, se aggiungo 1, vado alla cella successiva. Quindi con questo comando qua dovrebbe essere equivalente a questo comando qua, A di 1, ovvero sia stampo il secondo elemento, quindi quello dopo al primo. E infatti vediamo che ha stampato il secondo elemento. E questa cosa qua posso farla all'infinito, quindi per stampare, non so, l'elemento 54, il 54esimo elemento. Cioè il 55esimo in realtà elemento, quindi l'elemento di indice 54 posso fare A più 54 e lo stampo. In questo caso non c'è, quindi non funzionerebbe. Ok, adesso potremmo chiederci qual è la funzione di questi puntatori, dove possono essere utili. Un esempio potrebbe essere nel passaggio delle funzioni. Ora, se noi semplicemente definissimo delle variabili tipo int A, int B, e poi un'altra funzione, per esempio, non so, int f, a cui definisco per esempio un int r dove calcola un qualche risultato, per esempio, diciamo che r è uguale a 5, ok, return r, o meglio, potremmo dire r uguale a da. Questo codice, non, anche se lo eseguo, anche se scrivessi così, questo codice dà errore. Questo perché le variabili, quando vengono definite, hanno una cosa detta scope, ovvero sia loro vivono all'interno delle funzioni e non al di fuori. Quindi la variabile a e b esiste solo all'interno del main, così come la variabile r esiste solo all'interno della funzione f. Quindi, per esempio, se qua facessi un print di r, mi darebbe errore, perché r non esiste in questa funzione. A questo punto dobbiamo in qualche modo creare un ponte tra queste due funzioni, poter fare comunicare a ed r. Un modo per farlo l'abbiamo visto ed è quello di passare i valori. Quindi per esempio a uguale a 5 e qua gli dico come parametro passami, non so, a, ok? Quindi passami a e a questo punto posso passare a e restituisco r. E qua devo creare un'altra variabile detta r e mi salvo il valore di quello che ritorna e poi lo stampo. Questo però ha una pecca, che quando qua passo A, in realtà passo una copia di A, non passo A, passo il valore 5. Quindi, o meglio, una funzione qui si può vedere questa qua. Se faccio una funzione che raddoppia in qualche valore, ok? Allora, come in passato l'avremmo scritta così, così e poi dire return A. E a questo punto,
definiamo A, gli diamo un valore, tipo non so, 2, e poi qua diciamo A è uguale a raddoppia. Ah, ok, quindi passavamo A, A veniva passato, raddoppiato, veniva restituito, quindi A diventava il valore raddoppiato che era A per 2, quindi in questo caso sarebbe stato 2 per 2, 4, e a questo punto avevamo che A era uguale a 4. Ovviamente i calcoli potrebbero essere molto più complessi, quindi un altro modo, che a questo punto con i puntatori, potrebbe essere questo. Al posto di passare una copia di A, ovvero sia semplicemente il valore 2, ok? Perché in quello di prima, qua in questo scope qua, A diventa 4, però in questo scope qua A rimaneva 2, non c'è mai stato un... cioè questa A era diversa rispetto a questa A, ok? Quindi, per fare in modo che queste A siano tutte lo stesso oggetto, quello che possiamo fare è dire che, ok, A è una variabile, e creiamo un puntatore, quindi int p, e diciamo che p punta ad A. E a questo punto passiamo il puntatore e qua gli diciamo, ok, qua mi viene passato un qualche puntatore alla variabile che mi interessa. E a questo punto, allora, il calcolo funziona così. Asterisco P, ovvero sia, vado a scrivere sull'indirizzo, cioè su, diciamo sul valore di A e non su P. Se facessi così, modificherei la variabile P. Facendo così modifico il valore a cui punta P, ovvero sia A. Quindi modifico A dicendo che è doppia. Quindi per uguale a 2, ok? E a questo punto non sarei più fare un return. A questo punto raddoppio e dovrebbe venire 4, stampando A. Ok, infatti viene 4. Questo perché allora, ricapitolando, definisco A e dico che vuole 2. Poi definisco un puntatore e dico che punta ad A. Quindi, allora questo qua è da e questo qua è P. Quindi creo un puntatore che punta ad A, ok? E A è 2. A questo punto passo l'indirizzo di memoria di A, perché passo il contenuto di P in realtà. Quindi passo questo contenuto a un altro puntatore, ok? E a questo punto dico, ok, modifica l'indirizzo a cui punto, raddoppiandolo, quindi moltiplicandolo per 2. Quindi questo comando qua diventa, ok, questo indirizzo qua di A, raddoppialo, quindi questo qua diventa 4. E poi questo basta, finito. E qua non abbiamo più bisogno di aggiornare la variabile A, perché l'abbiamo già modificata con questo puntatore. E quindi qua abbiamo A.